Comunicare il vino non è solo descrivere con competenza ciò che si degusta nel calice, è raccontare un territorio nelle sue declinazioni. In questa missione l'Associazione Italiana Sommelier del Piemonte si distingue particolarmente con un percorso che sta rispolverando tutto il circuito reale sabaudo della prima capitale d'Italia, Torino. Ultima tappa in ordine di tempo il Castello di Santena, dove riposa il Conte di Cavour. Abbiamo cercato in questi ultimi anni di valorizzare le grandi dimore sabaude di Torino e del Piemonte, dove abbiamo tenuto i nostri più importanti eventi, dalla Reggia di Venaria con la manifestazione Barolo e Barbaresco, al castello detto per noi la palazzina di caccia di Stupinigi, al grande Palazzo Carignano dove nacque Vittorio Emanuele II, Palazzo Reale. Nella capitale degli asparagi, l'AIS Piemonte ha celebrato la recente giornata della cultura del vino e dell'olio, un evento che ha richiesto una gestazione di ben 4 anni, consacrando i Tastevin piemontesi come ambasciatori di qualità della cultura e della tradizione della regione. Un incontro straordinario con l'Associazione Italiana Sommelier, perché loro sono, diciamo, gli ambasciatori del mondo del vino e non poteva esserci luogo migliore che un luogo dove ha vissuto Cavour. Il Piemonte è legato a Cavour e i sommelier sono la bandiera di questa scommessa. Vino ovviamente protagonista con l'asse franco-piemontese, trait d'union imprescindibile per AIS Piemonte. Abbiamo pensato di far assaggiare agli intervenuti il Barolo e il Borgogna Village della Côte d'Or. Questo per ricordare il grande amore, la grande passione del Camillo Cavour verso appunto il Barolo e poi il Pinot Nero di Borgogna. Statista, architetto dell'unificazione nazionale, studioso di economia, alchimista, Cavour è stato protagonista della giornata, soprattutto nella dimensione che più sta a cuore ai Tastevin piemontesi. È stato anche un grande imprenditore viticolo, un grande esperto di agronomia, sia nella proprietà di Leri, della sua famiglia che lui gestiva, e sia nella tenuta di Grizzane, nell'Albese, dove gestiva personalmente le vigne e si affidava a dei consulenti importantissimi perché desiderava che il vino piemontese diventasse una fonte di economia. Con questo abbinamento tra cultura e vino, cultura e scienza, nasce nel territorio Vocati, a Grinzane, attraverso anche la consulenza di un grande enologo francese che si chiamava Udare, che Cavour chiamò sul posto, ecco, nasce il Barolo, la riscoperta del vino non come semplice bevanda o alimento, come era per i nostri nonni, per i nostri vecchi, come è stato per tanti anni e per tanti secoli, ma il vino come valore, come simbolo di tradizioni. Ogni occasione è utile per una riflessione sul re dei vitigni, il Nebbiolo. La mappatura completa delle denominazioni aggiuntive di Barolo e Barbaresco è un positivo punto di non ritorno. Esempio di come queste due denominazioni siano riuscite a riprendere quella che doveva essere la vecchia caratterizzazione, rendendola attuale, nel senso che la caratteristica del vino deriva dal terroir, dal territorio. Riconoscere le zone tipiche, le zone più antiche, che sono così storicamente perché hanno caratteristiche fisiche, ambientali, eccetera, diverse dalle altre, è molto importante. Ospite d'onore una grande firma del vino piemontese nel mondo, Bruno Ceretto, insignito dalla Fondazione Cavour del riconoscimento Occhiali d'Oro. Possiamo dire che abbiamo fatto passi immensi rispetto a quello che erano 60 anni fa la considerazione del nostro vino nel mondo. La terra è la base di tutto, soprattutto noi Langaroli abbiamo un privilegio dal Padre Eterno per queste terre che ci danno dei vini incredibili. E non soltanto vini, perché ci sono tartufi, c'è la carne, ci sono i formaggi, ci sono i funghi, ci sono le nocciole, addirittura le castagne. Torino, Stupinigi, Venaria Reale, Santena e il circuito culturale di AIS Piemonte non si ferma qui.